una grandissima struttura questa che vedete, stiamo parlando della casa di riposo Simone Calabrese di Sant'Eramo in Colle, una struttura che visibilmente vede che, insomma, si vede che ha bisogno di un restyling completo. C'è stato un iter lunghissimo, amministrazioni che si sono susseguite, finalmente pare che il finanziamento c'è e che i lavori inizieranno a breve. Chi gestisce la struttura è la cooperativa con noi, e con noi abbiamo il caso di dirlo il presidente della cooperativa con noi, il dottor Nicola De Benedictis. So che è fresco di nomina, si trova a gestire questa cooperativa che da quanto tempo, da anni, forse più di 20 anni gestisce questa struttura? Da 25 anni gestisce questa struttura la cooperativa con noi, e ora si appresta a un restyling, come tu hai giustamente detto e affermato, che sono richieste dalle nuove norme sia regolamentari che di legge, per cui verrà una struttura ai massimi livelli, e nel frattempo gli ospiti saranno, perché la struttura sarà evacuata completamente, gli ospiti saranno trasferiti in altra struttura, i lavori saranno, si presume che inizieranno tra 2-3 mesi al massimo. Quindi siamo quasi in dirittura d'arrivo? Siamo finalmente in dirittura d'arrivo. Quanti ospiti ci sono qua, Presidente? Adesso sono 59. So che non accettavate richieste proprio per questo. Sì, perché la struttura non consentiva un numero superiore. La struttura è autorizzata a 70 posti letto, però per via di adeguamento ai minimi standard previsti dal regolamento regionale numero 4 non potevamo inserire più di 60 ospiti. Quindi ci manteniamo sempre sui 60, possiamo andare ai 62-63, ma non oltre. Ecco. Però insomma si vede che è ben strutturata, si prevede poi magari nello specifico col progetto in un'altra occasione lo vedremo ancora meglio, forse appena cominceranno i lavori. La cosa più importante in questo momento, come sta lavorando questo nuovo mandato? Diciamo sul mantenimento degli standard minimi che può dare questa struttura, cercando di renderla sempre più accoglibile, e certamente lo sarà, come il sindaco dice, un albergo a 5 stelle. Si presume che logisticamente, come è allocata la struttura in giro, non è che ce ne sono con tanto spazio e con tanto verde. Quindi dire che insomma c'è anche un boschetto. Sì, lo dicevo, con tanto verde a un punto ora centrale del paese, con dei beni artistici. Il mercato, l'area mercatale è stata trasferita qui, quindi sì. Diciamo che è centrale, diciamo che è il punto ideale dove un anziano può anche permettersi delle passeggiate in centro abitato. C'ha tutti i crisma per essere una struttura bellissima, no? Bella. Noi ci stiamo adoperando ora come ora a porre rimedi, diciamo, massimi per quello che può essere l'attuale struttura, perché ci sono alcune opere, tipo quello degli spazi per i bagni e per quant'altro, che non li possiamo migliorare se non con opere strutturali. Certo. Opere strutturali che ora, fra 2-3 mesi, andranno in porto. Noi la ringraziamo per la sua disponibilità, le auguriamo buon lavoro per questo suo nuovo mandato, e mi raccomando, ci tenga così presenti e ci comunichi l'iter, saremo felici di poter poi informare i cittadini. E sarò lieto io di farlo, per rendere partecipe tutta la cittadinanza e, diciamo, l'ambito, il territorio, perché comunque siamo comunque in ambito, per cui voglio dire, non è che deve interessare solo Sant'Eramo, ma tutto l'ambito, per non dire soprattutto tutti, anche i paesi limitrofi, perché nel momento in cui sarà realizzata quest'opera sarà veramente un fiore all'occhiello per la città. Grazie. Prego.